Inizia il ritorno verso casa. Oggi ci aspetta una lunga giornata di trasferimento. Da Tallinn ritorniamo in Lettonia. Questa è una tappa immersa nella natura della costa baltica, la cui vista è impedita dagli alberi. Sotto una pioggia torrenziale attraversiamo infinite foreste. Per fortuna, poco prima di raggiungere la nostra meta, torna il sereno. Sostiamo in uno spartano campeggio, solo perché i nostri serbatoi erano scarsi di acqua. A carico effettuato, purtroppo ci renderemmo conto che l'acqua caricata era completamente gialla. Eccoci arrivati a Punta Kolka in Lettonia, dove le acque del Golfo di Riga incontrano quelle del Mar Baltico. Qui si sviluppano delle correnti molto forti che in passato hanno fatto affondare tantissime barche di pescatori. Questa punta di terra tra Mar Baltico e Golfo di Riga è magica. Il capo Kolka è intriso di un'atmosfera da fine del mondo, che attinge la sua incisività nella potenza degli elementi naturali. Qui il mare non è accogliente e i venti non sono una dolce brezza marina, eppure è un piacere affondare i piedi nella sabbia bianca della spiaggia che si estende al di là di un commovente monumento ai marinai scomparsi in mare e di una cortina di alberi torturati dai venti sotto la quale si nasconde un cimitero di barche. Proseguiamo il viaggio di ritorno. Sosterremo per la notte a Kaunas, in Lituania, nel comodo parcheggio vicino al centro, per poi proseguire verso la Polonia. Prossima destinazione, Lublino.